mia testa chiude l'audio, la storia la so. Sei fatto così, dovrei limitarmi oramai a dirti di sì. Fiumi di parole, fiumi di parole tra noi, prima o poi si portano via. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore se vuoi, se vuoi. Ora parla con lui. Bellissimo. Non riesco a crederci. Abbiamo fatto 250 chilometri per venire a Pescara a vedere un concerto dei Jalis. Dimmi che non è vero. Guarda che i Jalis sono un pezzo di storia della musica leggera italiana. I Jalis? Certo, senti che sound. Guarda la gente che stenta a stare seduta. Spero solo che non mi veda nessuno che conosco. Se no, la mia carriera in discoteca è finita. Fiumi di parole e fiumi di parole tra noi. Senti Paolo, dimmi la verità, c'è qualcosa che non va? Ultimamente non stiamo più a Roma, siamo una coppia di nomadi. No, è che Roma, dal punto di vista culturale, musicale e, spiace dirlo, anche enogastronomico, è morta. Puoi mettere con Pescara, la tentacolare Pescara. Paolo. La... Sì. Sì, in effetti c'è un problema. Il problema è che... È che qua non fanno la caipirinha con la casciascia. Guarda che strano per un locale del genere, eh? Magari ti ordino un rum, una cosa più... Monique! Oh. Ehi, Davide! Ma che sorpresa! Ma come mai qui? Sono un grande ammiratore dei Jalis. Pure tu? Sì, sì. Sono circondata. Sei chi? Scusa, ti presento Paolo. Lui è Davide, Asciate. Il mio ex. Ma tranquillo, siamo in ottimi rapporti. Sei solo? Sì, sì. Allora, sediti con no, noi. No, non voglio disturbare. Magari il signore vuol fare un giro. Vabbè, se lui insiste molto mi fa piacere.